Noi chiediamo che ci sia la possibilità di sapere che cosa gli è successo, perlomeno questo. Noi chiediamo questo. Quindi se il processo poteva essere funzionale a sapere la verità, a noi ci avrebbe fatto piacere. Ci dicono che non è possibile, vedremo. La partita non è ancora chiusa, vedremo. C'è amarezza nelle parole di una delle cugine di Roberta Ragusa, la donna scomparsa da Gello in provincia di Pisa la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012. Parenti e sconosciuti si sono riuniti sul lungomare di Marina di Pisa per ricordare la donna oggi, nel giorno del suo compleanno, perché una madre non può sparire nel nulla abbandonando due figli. Difficile credere ad un allontanamento volontario nonostante la decisione del GUP, che in udienza preliminare ha scagionato il marito di Roberta, Antonio Logli, dalle accuse mosse dalla procura di Pisa di omicidio e distruzione di cadavere. L'abbiamo conosciuta il giorno che è apparsa in televisione e da quel giorno lì è diventata una questione personale per tutti noi, per le famiglie, per tutti. La sentite vicina? Di più che vicina, cioè fa parte di noi oramai. Cioè per lei, per noi lei esiste, anche se nessuno ha più speranza di trovarla. Letti alcuni pensieri rivolti a Roberta, è stata depositata in mare una corona di fiori e rose per ricordare una donna, una madre, una moglie che sembra svanita nel nulla ormai da 3 anni.